Sono stanco. Sento sulle mie spalle una stanchezza che mai avrei pensato un giorno di provare. Eppure è così, mi sento vecchio, stanco e svilito da un mondo che sembra volermi rigettare ferocemente, nonostante tutto quello che ho fatto. Esisto fin dall'inizio dei tempi, o forse i tempi sono iniziati proprio con me. Dal primo momento in cui sono emerso dal fango e ho spalancato le ali per spiccare il primo di infiniti voli sulla volta celeste, io sono stato. E tutto ho visto infinite di infinite volte, scrutando ciò che il mondo era stato prima di allora, ciò in cui si stava trasformando e ciò che avrebbe potuto essere, nel bene e nel male. Nei giorni in cui il cielo era terso e conducevo la barca solare nell'infinito azzurro della volta celeste, vedevo un futuro luminoso quanto la mia vera essenza, un mondo di mortali e immortali, uomini e dei, le cui esistenze intrecciate avrebbero condotto alla costruzione di città bianche, adornate di avorio e oro, obelischi e piramidi, palazzi e monumenti regali. E mi compiacevo di quella visione. Nei giorni in cui però navigavo tra i nembi tempestosi e nell'infuriare di venti malefici e sabbie ardenti, i miei occhi scorgevano un mondo devastato dal conflitto tra mortali e dei, quanto tra dei stessi. Padre contro figlio, fratello contro fratello. Un conflitto che si sarebbe perpetrato sulle rovine di una civiltà nata troppo tardi e finita troppo presto. Dicono che Amon-Ra, il sole onnipotente, può tutto. Sento le preghiere che tutti i miei fedeli di tutti i nomi di Kemet mi rivolgono e sento quanto tutti i mortali si affidino a me per essere protetti dal mio terribile fratello Apep, dalle grinfie del caos che minaccia costantemente l'ordine. Eppure non posso fare a meno di notare quanto vuote siano quelle parole, se pronunciate nell'istante che precede condotte completamente avverse all'ordine. Menzogne e assassini intervallano accorati richiami al mio potere e ogni parola, ipocrita e falsa, mi ferisce più del morso della serpe del caos. Fiacca il mio animo tanto quanto invecchia il mio fisico. Ciò nonostante, ho continuato a provare. Nonostante abbia visto come avrebbe potuto essere il futuro, nonostante abbia compreso con terribile lucidità dove stesse conducendo il presente, ho provato a creare un mondo perfetto, illuminato dalla luce del mio potere, protetto dall'influenza della potente Maat, nutrito dalla fertilità del Nilo. Ogni giorno attraverso il cielo, sulla mia barca e per innumerevoli eoni ho generato e inviato entità che mi aiutassero a proteggere il cosmo. Ho creato aria respirabile e umidità per sorreggere la vita, i miei figli Shu e Tefnut. Ho permesso la creazione di cielo e terra, Nut e Geb. Ho inviato parti di me stesso a custodire il mondo in fase di creazione, le mie compagne e le mie guerriere, i miei occhi. E cosa ne ho avuto in cambio? Solo visioni nefaste. I cieli si sono fatti sempre meno limpidi, mostrandomi futuri fatti di furia inarrestabile, tradimenti, disordini. Non volevo questo per il mio regno. Non volevo questo per il mio mondo. E laddove molti avrebbero distrutto tutto e ravviato la creazione, io ho persistito cercando di arginare il caos. Forse non so fare altro in realtà. Ogni notte ho fronteggiato il terribile serpente mio fratello, nato come me dal vuoto informe. Una lotta terribile e spietata, fatta di veleno e caos folgorante, contrapposto da fiamme e ordine. Ma Apep, mio fratello, come me, ha sempre potuto vedere cosa prospettasse il futuro per il mondo e con crudele divertimento ha presto cominciato a farsi beffe di me.
mi ha parlato di figli ingrati, nipoti disobbedienti e discendenti che avrebbero ucciso e mentito pur di rubarmi il potere. E come sempre furono quelle parole a ferirmi di più. Più del veleno, più del caos, era la prospettiva di vedere il cosmo cadere nel disordine, affiaccare la mia mente e il mio fisico. Decisi di fare qualcosa di drastico, separando per sempre i miei nipoti, proibendo loro di generare figli in uno qualsiasi dei giorni in cui avevo imposto venisse scandito il tempo. Sentii i pianti e le disperate preghiere di due innamorati, costretti alla distanza con finta impassibilità, ma il mio cuore piangeva con loro. Quale scellerato padre vorrebbe far soffrire i suoi figli? Tuttavia, la fermezza e il rigore furono confusi per immotivata crudeltà non solo dai miei discendenti, ma anche da chi con sommo gaudio riuscì ad ingannare persino il tempo. Quando vidi il mio cammino tra notte e giorno farsi più lungo e più faticoso, capii cosa stesse accadendo e presi atto di ciò che sarebbe venuto. Vidi nascere i miei 5 discendenti e volli loro bene. Ho accolto tutti loro nella mia corte e ho assegnato i ruoli che pensavo fossero loro più congeniali. Per un attimo, per un lungo e piacevole attimo, pensai che questo sarebbe bastato, che accolto a braccia aperte, il prode Set sarebbe stato un guerriero fedele e fiero, mio degno successore. Osiride un amministratore saggio e devoto al suo fianco, Iside e Nefti, mogli fedeli, madri devote, consolatrici, guaritrici, amiche della vita, degli uomini e del mondo. Quindi arrivarono gli sguardi carichi d'odio e di intrigo, gli imbrogli e i giochi politici. Infine è arrivato il veleno di un serpente e il morso alla mia ormai ossuta e anziana caviglia. Lo sguardo colmo di odio e ambizione di Iside mi ha procurato molto più sconcerto e dolore della sostanza tossica che fino a poco fa mi scorreva nelle vene. Il sangue del mio sangue è arrivato a questo, a estorcermi potere per sé e per il suo compagno, quando avrebbe potuto anche solo chiederlo. Nel suo orgoglio, Set rimane un guerriero. Forse avrebbe preferito rimanere tale se fossi stato io a chiederglielo. Forse Osiride avrebbe comunque regnato se solo le nubi temporalesche non avessero offuscato lo sguardo miope e limitato dei miei figli. E ora sono qui, vecchio pur non potendo esserlo, stanco pur non potendomelo permettere, in piedi sulla mia barca, in procinto di partire per i cieli della Duat, e penso che non farò più ritorno. Rimarrò nei cieli, per metà giornata nel mondo dei vivi, per l'altra metà nella Duat, senza toccare per terra, senza toccare più il suolo del mio palazzo e senza più sedermi sul trono divino di Kemet. Sono vecchio, pur non potendo esserlo. Sono stanco, pur non potendomelo permettere. Continuerò a combattere col mio fraterno nemico e assieme reitereremo un ciclo che per sempre continuerà. Ma solo questo. Due cariatidi di un mondo più semplice e vuoto, fisse nel loro ruolo e nulla più. E ripensando alle velenose accuse di Apep, capisco come una vittoria infine l'abbia ottenuta e capisco anche come quel suo singolo irripetibile successo sia anche molto più pesante da digerire delle infinite sconfitte che gli infliggerò. Come un dio sconfitto mi dirigo a svolgere il mio compito, stanco del mondo che con tanto ardore ho provato ad indirizzare verso un futuro radioso. Sotto le nuvole della morte o sotto il cielo terso della pace, il mondo andrà avanti senza il suo sovrano. Eppure non li abbandonerò. Il sole continuerà a splendere anche sopra le nuvole più scure, distante e irraggiungibile, ma sempre lì, a guidare silente coloro che anche per brevi istanti
vorranno condividere il suo antico, impossibile sogno. Un sole stanco di questo mondo, di questa gente, di essere invischiato nel groviglio delle loro vite, eppure incapace di lasciarle andare, in attesa eterna di un cambiamento radicale, di un miracolo che forse mai accadrà. Ragazzi, bentornati in questo nuovo video racconto. Un racconto che in realtà ho scritto più di 2 anni fa. L'ho ripreso, non l'ho mai pubblicato da nessuna parte, l'ho modificato un po', specie nel finale. Un po' di tempo fa comunque, perché chi l'ha letto a marzo, e quindi sono passati un pochettino di giorni, settimane, mesi in realtà. Quindi eccoci qua con Sole Distante, la storia, il momento in cui Amon-Ra, avvelenato letteralmente e metaforicamente da Isid, ma da tutti quanti i suoi nipoti e bisnipoti, decide di unirsi al novero di tutti quegli dei che abbandonano il mondo materiale e decidono per il non intervento. Il momento in cui Amon-Ra decide di andare via, lasciare il trono d'Egitto ai suoi eredi, quindi a Osiride e a tutta la guerra che ne conseguirà poi, e deciderà di non immischiarsi più direttamente nelle faccende del mondo e anche degli dei in realtà, perché poi verrà sì richiamato per il giudizio fra Set e Horus, ma come ben sapete, fino all'ultimo, per tanti anni, Amon-Ra farà lo gnorri e quindi non deciderà nulla, perché è stanco di questa vita, stanco delle vite mortali, di essere invischiato nella tela delle loro vite. Io spero che tutti quanti voi abbiate colto questa citazione, che è presa pari pari dalla sua opera, e che l'abbiate amata, perché questo ovviamente è il monologo che fa il dottor Manhattan nella graphic novel Watchmen, nel momento in cui decide di andare su Marte e quindi abbandonare tutto, abbandonare la sua umanità. E il riferimento è duplice, perché se nel finale YouTube santo me lo permetterà, mi lasceranno la canzone che c'è nel finale, la colonna sonora finale di questo video è Life on Mars di Trent Reznor e Atticus Ross, fatta appositamente per la colonna sonora di Watchmen, la serie TV della HBO. E ho fatto questa mega citazione semplicemente per il fatto che pensavo fosse adatto per il racconto, e il racconto parla di un dio onnipotente che sì, in un primo momento era legato ancora alla sua creazione, poi decide per sfinimento di abbandonarla, di lasciarsi tutto alle spalle, per quanto doloroso possa essere, e quindi mi pareva corretto fare questa triplice citazione incrociata a Dottor Manhattan e a Watchmen, con un'aggiunta di David Bowie che non stanca mai, perché sì. Mi piacerebbe entrare nei particolari del perché ho scritto questo racconto 2 anni fa, del perché lo abbia riedito qualche mese fa e perché lo stia pubblicando adesso, ma non mi sento tantissimo in questo momento di esternare questo genere di dettagli. Sappiate solo che no, non mi sento di onnipotente, sia chiaro, come al solito ogni volta che dico questa cosa, ogni volta che faccio parlare un dio con i miei pensieri, con quello che ho vissuto, non mi sento un dio onnipotente, anzi tutto il contrario. C'è del malessere, ovviamente, situazioni che si sono costruite col tempo, con tanta fatica, che poi vedi sfumarsi via. 2 anni fa la situazione era ben precisa e col passare del tempo si sono ripresentate altre situazioni simili,
E quindi eccoci qua, sole distante. Chi ha orecchie per intendere, intenda, come al solito i diretti interessati magari capiranno, chi non è interessato magari si è goduto semplicemente il racconto e spero che vi sia piaciuto. E passiamo ai ringraziamenti, ovviamente per primo il buon Lorenzo Pieri che ha fornito ben 2 mesi fa la voce per questo racconto e ovviamente lui adesso, da adesso in poi, anzi dallo scorso Mitovembre in poi, lui è e sarà per sempre Amon-Ra, quindi quando dovrò fare un racconto con anche una comparsata di Ra, Amon-Ra o chi per lui, sarà lui a doppiarlo per forza, quindi ringraziatelo da parte mia, vi lascio il link ovviamente in descrizione per seguirlo, la sua voce è bella, io vi invito a seguirlo sui suoi canali e ringraziatelo da parte mia. Ovviamente però dal punto di vista grafico i ringraziamenti vanno alla solita irreprensibile Artes Gimbesh, ovvero Cristiana Fumagalli, che si è subito prestata, non ci ha neanche pensato 2 volte a prestarsi per questo video racconto con il suo solito timelapse, e io adoro alla follia la tavola finale perché rappresenta tutto quello che pensavo di Amon-Ra in quel momento. L'espressione stanca, lui appoggiato al bastone, chino, il sole onnipotente dietro la sua testa, è un'espressione da vecchio stanco della vita, un vecchio falco stanco della vita che si appresta ad andarsene via. Prima di concludere, sì, l'ho visto il video di Destripando la Storia su Ra, non mi è piaciuto dal punto di vista musicale, va bene, ma li conosco i ragazzi di Destripando la Storia, vorrei conoscerli realmente, però conosco il loro canale, lo seguo da tanto tempo, quindi, ok, è tutta una coincidenza che i video siano usciti più o meno nello stesso periodo però, ok? A posto. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione, trovate il testo del racconto linkato nel primo commento fissato insieme a tutti quanti i link utili e in descrizione ovviamente sulla mia pagina Wattpad, dove pubblico di solito tutta quanta la lista dei racconti. Per fine anno potrebbero scomparire però da lì. Rimanete sintonizzati, vediamo come muoverci però. Io vi ringrazio per l'attenzione, grazie a tutti quanti mi piace, commenti e condivisioni a questo e tutti quanti gli altri video. Se volete sostenere il canale, mi raccomando, iscrivetevi, accendete la campanella per rimanere sempre aggiornati, lasciate mi piace, commentate e soprattutto condividete, perché è importante per far conoscere il canale agli altri. Ma hai troppi pochi iscritti, te ne meriti molti di più, condividete ogni video ogni settimana, vedete che succede la magia, no? Vi ricordo poi che sono praticamente ogni giorno online su Twitch dalle 21.30 in poi, ogni giorno portiamo roba fresca, roba buona, specie a tema mitologico quando è possibile, e mi trovate ovviamente anche su tutte quante le mie pagine social. Se volete donare 2 soldini stanno il link per le donazioni su PayPal per diventare Patreon e tutti i link simili, vari ed eventuali, trovate in descrizione. Grazie per l'attenzione ragazzi, mi raccomando, c'è il libro Il Destino di Loki disponibile su Amazon, trovate sempre il link in descrizione per recuperarlo sia in formato cartaceo che in formato Kindle, e noi ci vediamo al prossimo video. Bye! E adesso vado a sentirmi un'altra 42 volte Life on Mars dei Nine Inch Nails. Mannaggia la miseria.